Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la ricevente GPRC LRS Nano PA500, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la ricevente, un cavo per i collegamenti, un termorestringente ed il manuale di istruzioni. La ricevente GPRC Nano PA500 fa parte della categoria Express LRS a 900 MHz. Questo è un termine generico per indicare più specifici 915 e 868 MHz, con i quali effettivamente troviamo questa ricevente. Sono infatti questi i valori ai quali dobbiamo fare attenzione quando scegliamo le riceventi Express LRS a 900 MHz. Infatti frequenze diverse necessitano di antenne diverse, sia lato ricevente che lato modulo. In generale scegliamo la frequenza 868 MHz su territorio europeo e 915 MHz sui territori con regolamentazione FCC. Le differenze tra i due modelli riguardano solo l'antenna, la ricevente in sé è uguale e lato firmware possiamo scegliere quale versione usare in fase di aggiornamento. Fatte queste precisazioni vediamo di capire cosa di particolare questa ricevente e in cosa si distingue dalle tante altre riceventi Express LRS presenti in commercio. La prima particolarità che possiamo notare è questo dissipatore posto nella parte superiore della ricevente, dissipatore che non è stato messo a caso ma una sua funzionalità specifica. Infatti la caratteristica principale di questa ricevente è avere una telemetria che viene inviata con una potenza di ben 500 mW. Come sappiamo le riceventi moderne non solo ricevono i comandi dalla radio, ma a loro volta trasmettono i dati della telemetria al radiocomando. Per questo motivo sono allo stesso tempo sia riceventi che trasmittenti. Tuttavia la componente che si occupa della trasmissione della telemetria non è molto potente e si rischia di perderla dopo una certa distanza. La GPRC Nano PA500 invece, grazie alla sua alta potenza di trasmissione, sarà capace di mantenere la telemetria anche su lunghe distanze. Come abbiamo detto, la telemetria viene trasmessa a 500 mW e questo piccolo dissipatore aiuta a mantenere bassa la temperatura visto l'elevata potenza raggiunta dalla ricevente. Per quanto riguarda i collegamenti, possiamo usare il cavetto che viene fornito in dotazione o in alternativa saldare i cavi direttamente sulla scheda. Ok, come vedete ho collegato la ricevente utilizzando il cavetto GPRC, come sempre dovete usare una UART libera facendo attenzione che RX e TX risultino invertiti tra loro. A questo punto passiamo alla configurazione su Betaflight. Nel tab porte attiviamo serial RX in corrispondenza della UART dove abbiamo collegato la ricevente. Io ho usato RX1 e TX1, quindi attiverò serial RX nella UART 1. A questo punto spostiamoci nel tab ricevente. In questo menu a tendina scegliamo Serial via UART e in quello sotto CRSF. Su Betaflight abbiamo finito, passiamo al configuratore Express LRS. In questo punto scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. Qui scegliamo GPRC 900 MHz, mentre sotto scegliamo GPRC Nano 900 MHz PA500 RX. Come metodo per il flash selezioniamo Betaflight Pass-Through, ma se preferite potete aggiornare tramite Wi-Fi o applicazione SpeedyB. In descrizione vi lascio la mia playlist su Express LRS dove trovate i vari video su come aggiornare. Qui sotto scegliamo la frequenza relativa alle nostre antenne, io ho una 915 MHz quindi scelgo FCC 915. Qui impostiamo la nostra password per il bind, che deve essere la stessa che abbiamo scelto nel modulo. Ok, la ricevente è alimentata, sul configuratore ho fatto tutto, posso cliccare su Flash. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto abbiamo finito e possiamo usare la nostra ricevente. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e possiamo dire che la nuova ricevente GPRC è rivolta agli appassionati del long range che puntano a distanze molto elevate. Infatti gli scenari più impegnativi prediligono le riceventi a 900 MHz e i 500 mW di trasmissione sono un ottimo strumento per evitare di perdere la telemetria quando ci spingiamo troppo in avanti. Se poi siete sull'analogico potete valutare di abbinare questa ricevente al sistema GPRC Maten 2.5 W e MOM da 2 Dual. In descrizione vi lascio la recensione della VTX e dell'antenna.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.